della Scuola Media Giuliani in collaborazione con la Filarmonica Paganelli, con la direzione musicale dei professori Danilo Paravelli, Pier Antonio Meroni e Donatella Azzarelli. Grazie a tutti, buonasera. Due parole di presentazione prima di cominciare a suonare. Questa sera abbiamo voluto tentare un esperimento diverso dal solito. Abbiamo voluto combinare due suoni diversi, un suono prettamente scolastico, didattico, i nostri flauti della Scuola Media Giuliani, con un suono che non oso definire bandistico perché si tratta di una formazione anomala, questa Filarmonica Paganelli che si compone di strumentisti di vario genere, come vedete, che suoneranno questa sera sostenendo la nostra esperienza musicale. Solennità per la nascita di un inno, è una festa musicale che vogliamo culmini con un omaggio alla Scuola Giuliani che speriamo possa essere una sorta di blasone musicale per gli anni a venire. Vorrei ringraziare alcune persone che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di questa serata, innanzitutto le colleghe Fabrizia Formaggio, Maria Sgrambiglia, Daniela Ubini, che si sono prestate generosamente alla preparazione dei testi che verranno letti in lingua francese e in lingua inglese, e qui mi devo personalmente scusare con loro per averle messe nelle condizioni un po' proibitive di dover scegliere tra persone che erano state scelte per il loro valore, ma trascelte tra altre persone che non potevano poi suonare, non potevano esibirsi linguisticamente perché già preordinate per lo strumento musicale o il coro, per cui hanno dovuto fare un po' uno slalom le nostre povere colleghe nel tentativo di dare un contributo valido a questa serata, e senz'altro noterete che ci sono riuscite. Un ringraziamento particolare ad una persona che ci ha fornito delle foglie d'alloro, vedrete poi per quale motivo, anche perché la persona che ci ha fornito queste foglie d'alloro porta il nome altisonante di Vittorio Alfieri. Questo alloro servirà per incoronare i poeti che hanno contribuito alla realizzazione dell'inno della scuola. Un ringraziamento a Salvatore Gagliano, che non so se è presente qui, un alunno che ha realizzato le corone che serviranno alla cerimonia, una cerimonia tra lo scherzoso e il serio, non preoccupatevi. E un ringraziamento naturalmente agli amici del Lions Club che hanno ancora una volta reso possibile questa manifestazione, questa serata, quindi hanno reso possibile questa proposta di impegno da parte dei ragazzi. E naturalmente un ringraziamento agli amici della Filarmonica Paganelli che hanno voluto seguirci in questa avventura. A voi tutti buon divertimento. Solennità per la nascita di un inno. Si dia inizio alla cerimonia. Thank you.
the Union of the Musical Groups of the Scuola Media Giuliani and the Paganelli Philharmonic Society have just greeted the delegates of the Lions Club in Cinisello and all the kind public here this evening. Unissione al Talon, l'orchestra di Collège Giuliani e la Filarmonie Paganelli ho rendu homage aux représentants du Lions Club de Cinisello Bassa et au public qui a bien voulu ce soir honorer cette manifestation de leur présence. Le forze musicali congiunte della Scuola Media Giuliani e della Filarmonica Paganelli hanno salutato i rappresentanti del Lions Club di Cinisello Balsamo e tutto il gentile pubblico di questa sera. The Scuola Media Giuliani thanks the musicians of the Paganelli Philharmonic Society. Le Collège Giuliani remercie les musiciens de la Filarmonie Paganelli. La Scuola Media Giuliani ringrazia i musicisti della Filarmonica Paganelli. Della Scuola Media Giuliani. Thank you.
voice of the anthem and be the brows bound with laurel wreath. Che non fa fanfare questo, che non son donne e che non sente le fronti corone le mie. Si introducano i poeti dell'inno. Cinga il loro capo di una corona d'alloro. Attended to the reserved seats of honor.
da una parte la partizione di Linz e che la ripose sur le pupitre de chef d'orchestre, che non accompagna le autorité au place donnée qui l'ont tété réservé. Si introduca la partitura dell'inno e la si adagi sul leggero del maestro. Si accompagnino quindi le autorità scolastiche ai posti d'onore loro riservati.
let's introduce the cantors, their voices blending with the harmonies of the instruments, give range to the new anthem so that it will be the musical basin of the Scuola Media Giuliani from this night forever. Che non fa cantare chanteur, che le voix assieme la scène, des instruments, et donne vivre à ses nouvelles vies, qui a partir de ce soir sarà un membre musical du Collège Giuliani. Si introducano i cantori. Pronti, le loro voci, sposando le armonie degli strumenti, diano corpo al nuovo inno che da questa sera sarà il blasone musicale della Scuola Media Giuliani. Thank you.
premiazioni vorrei invitare sul palco il coordinatore del comitato promotore del Lions Club, signor Vittorio Beretta, e i componenti del comitato. Signor Maurizio Rizzi e professoressa Luisella Scurati, il presidente del Lions Club, signor Emilio Lovati, e gli ospiti, professor Giuseppe Boccioni, funzionario del Provveditorato degli Studi di Milano, professor Boggia, vicepresidente del Distretto Scolastico 65, e signor Giuseppe Padulacci dell'Associazione Genitori ASE. Do la parola al signor Vittorio Beretta. Saluto tutti, forse a fine serata il saluto serve meglio. Insomma, ringrazio tutti i presenti per la bella serata. Non vorrei allungarmi troppo, perché la serata è diventata lunga, le scuole ci sono piaciute molto. Vorrei solo, come comitato, intanto ringraziare i miei soci del comitato, la professoressa Luisella Scurati e Maurizio Rizzi, per la collaborazione per organizzare queste tre serate. Ecco, abbiamo lavorato, ma siamo anche contenti, lo facciamo con tanto entusiasmo. Poi, come comitato promotore, vi abbiamo già espresso con la relazione allegata al programma di sala il nostro pensiero e le motivazioni che secondo noi sono il filo conduttore di questa manifestazione, giunta al suo quarto anno con il tema il linguaggio musicale. Vorrei comunque sottolineare e evidenziare due cose. Primo, sottolineare il pensiero espresso dai nostri più grandi musicisti contemporanei, che sono Claudio Abbato, Maurizio Pollini, Utunghi, sul ruolo che deve assumere la scuola per sostenere la cultura musicale. Secondo, evidenziare con il maestro Riccardo Muti che educare i nostri bambini a cantare e suonare insieme è insegnare loro a vivere nella società. I nostri ragazzi e ragazze questa sera hanno suonato e cantato insieme. È stato un grande evento che, come abbiamo già scritto, rileva un segreto lavoro di preparazione e stimolo. Mi corre allora qui l'obbligo di dire con voi, ai professori di musica, tutti, con un caloroso applauso, grazie. Aggiungere due parole, sente così a braccio e col cuore. Stasera abbiamo ascoltato l'incontro della scuola con un gruppo musicale del territorio. È un evento che può anche dare interpretazioni diverse. Ecco, il parere nostro, è quello che la scuola debba trovare questi momenti di apertura col territorio per diventare sempre di più scuola della comunità, scuola di noi tutti. E quindi io ho visto con piacere questo evento, senz'altro è un'innovazione, è un qualcosa di nuovo che è già avvenuto qua e là, ma che vorremmo rimarcare come un evento da sostenere e da caldeggiare. Lo è in un certo senso anche la nostra serata, le nostre serate. Noi qui portiamo avanti questa collaborazione, poi l'annunciatrice nostra ve lo dirà con i ringraziamenti. Abbiamo la collaborazione della Croce Rossa e dei volontari, dei ragazzi volontari della Croce Rossa, per i quali vorrei un applauso, perché
perché questa sera, per esempio, era la prima volta che succedeva una bambina Eleonora di quasi 3 anni è caduta, non si è fatto molto, ecco, però la Croce Rossa presente poteva essere molto utile. Auguriamo ad Eleonora di diventare grande e non cadere più. Questa serata poi è ancora organizzata per essere portata al miglior livello col contributo degli alpini, un altro gruppo volontario. Ci sono, anche qui vorrei un applauso per i nostri alpini. Con la collaborazione dell'Associazione Genitore ASE, e qui abbiamo un rappresentante che è il signor Padulazzi, abbiamo anche in sala come volontari le segretarie dell'Università della Terza Età. Per dire che noi qui abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo voi genitori, abbiamo gli insegnanti, i presidi, vuol dire che insieme qui questa sera abbiamo fatto una grande comunità. Ecco, questo è l'augurio che noi facciamo alla nostra scuola. Do la parola al presidente dell'Austria per il suo saluto. Buonasera, io sono rimasto molto commosso, la parola giusta è commosso, nel sentire e nel vedere la bravura di questi ragazzi. Non pensavo che fossero così capaci. E mi dispiace solo di una cosa, di non aver potuto aver fatto le medie tanti anni fa e non in questo periodo, perché allora era tutto diverso. Comunque ringrazio moltissimi ragazzi, i professori, e spero che con questa grinta che hanno avuto in queste sere, questa sera, possono continuare sempre così nella vita. Tanti auguri ragazzi, siete bravissimi. Avere con voi il rappresentante del provveditorato degli studi e non dare la parola sarebbe perdere un'occasione importante. Vorremmo sentire il professor Boccioni cosa ci può dire. Hanno già detto tutto, corre comunque l'obbligo di portarvi i saluti del provveditore, saluti non formali perché ci tiene molto a questi momenti di aggregazione, cioè quando la scuola parla, quando la scuola si impegna. Noi abbiamo visto che questa sera, ieri sera e domani sera saranno 3 giornate molto importanti per sottolineare, diciamo, la importanza che hanno le discipline scolastiche nella formazione dei giovani, in particolare la musica, che è uno strumento di dialogo, e noi l'abbiamo visto questa sera, lo diceva poc'anzi il geometra Beretta, che ha lavorato nella scuola per molto tempo. Questa sera qui c'è proprio una comunità. L'importanza di questo dialogo, perché abbiamo visto qui questa sera proprio l'unità dei ragazzi, dei genitori, dei docenti, dei colleghi capi d'istituto, ai quali a tutti va sicuramente un grande applauso e tanti complimenti per questa comunità che è una per noi. Abbiamo visto l'impegno delle associazioni, diverse associazioni, l'ente locale, e in particolare l'Agion Club, questa associazione meravigliosa che in tutta Milano e provincia è tanto tanto vicina alla scuola. Questa presenza di questa sera va ad onore di questa associazione qui a Ciniselle, che conosco personalmente, i molti esponenti, l'amicizia con Beretta da molti anni mi fa sapere quanto questa associazione è vicina e quanto, diciamo, è generosa nei confronti della scuola. Questa associazione, che ripeto in tutta Milano e provincia, si sta distinguendo sempre di più, e per questo, oltre allora al saluto e ai complimenti a tutti, anche un grazie da parte del provveditore, sentito e vero, per questa associazione. Grazie ancora e buona serata a tutti. Questa sera non abbiamo la presenza del dottor Pallone, presidente del distretto scolastico, e si scusa, era qui in prima serata, oggi ha avuto un problema di carattere sanitario in famiglia, ha mandato il suo vice, al quale io darò la parola. Vorrei dire questo,
pianoforte che stasera ha suonato per voi con la Scuola Giuliani è stato un omaggio del Presidente del Distretto. Io direi di fare comunque a lui un ringraziamento con un applauso. I complimenti e le motivazioni che hanno sostenuto i complimenti sono ovviamente condivise dal distretto scolastico. Vorrei solo ricordare che il distretto non ha grandi meriti in tutto questo, ha semplicemente accettato di buon augurio l'invito timido del signor Beretta quando è venuto 4 anni fa a proporre l'ipotesi della rassegna musicale come patrocinio da parte del distretto e poi ha viaggiato con le sue gambe. Per la rassegna musicale, premio Lions, e devo dire che questo successo lo dedicherei non solo ai presidi, agli insegnanti di musica, ma da insegnante di musica, quale io sono, lo dedicherei soprattutto ai ragazzi, perché noi insegnanti di musica senza l'entusiasmo dei ragazzi saremmo spenti. Per cui vorrei un applauso per i ragazzi. Professor Boggia, non essere modesto, la presenza di un patrocinio del distretto ci ha dato lustro. Io del distretto ci ho lavorato, credo che debba essere recuperato come valore e per me del titolo come patrocinio è molto importante, a parte che tramite il distretto abbiamo questa sala e quindi non è poco, insomma. E quindi ringrazio nuovamente. Darei la parola adesso al rappresentante della Associazione dei genitori. Abbiamo tanti genitori, magari mi dirà qualcosa. Sì, l'Associazione dei genitori si vede poco a Cinisello, però c'è ed è presente nelle scuole. Solo che bisogna un po' scovarla. E per questo noi lunedì 27 maggio alle ore 21 faremo l'ultimo incontro dei 7 incontri al distretto scolastico presso la scuola Manzoni, lunedì 27 alle ore 21. Interverrà il nostro amico e professore Giuseppe Boccioni, e parlerà del PEI e della carta dei servizi. Non so quanti genitori sono al corrente di che cos'è il PEI e di che cos'è la carta dei servizi. Gli insegnanti forse sono al corrente di queste cose, anzi senz'altro, perché l'hanno dovuto preparare. Comunque, se volete sapere, anzi vi serve sapere qualcosa di più, ci vediamo lunedì sera alle ore 21 in via Manzoni alla sede del distretto. Ecco, adesso diamo inizio alle premiazioni. Cominciamo chiamando la preside della scuola media Beato Carino, professoressa Anna Tinarelli. Alla preside le pergamene per i ragazzi. Allora, ve li faccio vedere. Non sbagliare. Queste sono le vostre pergamene per ogni giorno. Della sua pergamena.
consegna una busta con una lettera di ringraziamento e un premio in denaro per l'acquisto di materiale di supporto alle attività musicali. Michele Triponi. Thank you.
Novanza noi ringrazio per la partecipazione e le collaborazioni ricevute a vario titolo per la buona riuscita della serata, le presidi delle scuole medie, i professori di musica e i colleghi insegnanti che hanno collaborato, i ragazzi tutti, i genitori e tutto il pubblico in sala.